Ricordate quando è stata eletta segretario del Partito Democratico Ethel Schlein? I sondaggisti si sono immediatamente precipitati ad annunciare un netto aumento nelle intenzioni di voto degli italiani a favore del PD. E quel presunto aumento è stato subito, diciamo, giornalisticamente denominato effetto Schlein. E c'era anche chi ci aveva creduto. Oggi sappiamo che l'effetto Schlein c'è, non è un'invenzione, ma è un effetto che favorisce il centrodestra. Vediamo di analizzare i fatti. Il centrosinistra, con i governi Conte 2 e Draghi, aveva di fatto distrutto l'Italia. Al voto, quindi, il Partito Democratico doveva presentarsi con volti nuovi. Ed in effetti, ricordiamo, insomma, da quando Veltroni era segretario del partito, quali sono stati i suoi successori? Ecco, partiamo quindi da Veltroni, poi per alcuni mesi Franceschini, poi Bersani, poi come reggente Epifani, poi Renzi, ancora come reggente Martina, e poi infine, insomma, Zingaretti e Letta. Insomma, era chiaro che occorreva cambiare registro ed in effetti si dava per scontata l'elezione di Bonaccini. Nell'assenza di personalità di spicco, Bonaccini sembrava la scelta inevitabile, di fatto il meno peggio. Giovane ma non giovanissimo, con esperienza sul territorio. Certo, so che molti di voi non gli attribuivano grandi meriti, concordo naturalmente, ma come si dice, nel paese dei ciechi chi ha un occhio è re. Ed il fatto che a contrastare l'elezione di Bonaccini ci fosse solo una carneade come Ethel Schlein sembrava proprio il segnale che non ci fosse competizione. E invece gli elettori del PD, o non so chi, hanno preferito a sorpresa Ethel Schlein, personaggio a mio avviso non adatto a ricoprire un simile ruolo. La Schlein poteva al massimo fare il segretario di un partito come i Verdi, ma non il PD. Ormai lo sappiamo tutti che l'età media degli elettori del PD è intorno ai 70, quindi pensionati che abitano in centro città e insomma Ethel Schlein non è proprio la persona che può incontrare il favore di quella fascia di popolazione. L'elettore del PD, sempre in prevalenza naturalmente, è una persona anche benestante, ma assolutamente non lo mette in mostra, anzi è pure parsimonioso. Ecco, questo è un aspetto che ritengo importante e che quindi andrebbe sottolineato. L'elettore o l'elettrice del PD è persona benestante ed anche la Schlein è una persona straordinariamente benestante, ma l'elettore o l'elettrice del PD, al contrario della Schlein, conduce una vita misurata, non ama certo parlare di armocromia e non spenderebbe nemmeno un centesimo per pagare addirittura una persona per avere dei consigli sul colore degli abiti da indossare. Lo troverebbe uno spreco offensivo buttare via così il denaro che, insomma, soldi che si sono risparmiati in una vita. No, 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 l'elettore del PD ritiene che quella sia una cosa che al massimo possa interessare soltanto gli odiati berlusconiani. Non è un caso, quindi, che l'unica città nella quale ha prevalso il centro-sinistra, seppure per meno di una manciata di voti, ossia Vicenza, il candidato sindaco abbia vietato alla Schlein di farsi vedere nel capoluogo iberico e neppure nelle vicinanze. Il nuovo sindaco di Vicenza ha avuto invece il pieno appoggio dei media. Ricordiamo che il padre del neoeletto sindaco di Vicenza fino al 2021
era direttore di quattro giornali veneti, e precisamente Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Il Corriere delle Alpi. Ovviamente stiamo parlando di testate del gruppo GEDI, ossia Repubblica, La Stampa e una miriade di testate giornalistiche locali, oltre a diverse radio, fra cui Radio DJ e Radio Capital. Ebbene, il mancato arrivo a Vicenza della Schlein si è dimostrata la mossa vincente. È stata infatti la scelta determinante che ha permesso al candidato del PD di spuntarla, seppure, ripeto, per meno di una manciata di voti. Insomma, la Schlein al massimo può avere così rubacchiato qualche voto alla galassia dei partitini dell'ultrasinistra, ma insomma tutto si è fermato lì. Anzi, certamente farà perdere i voti degli elettori del PD più moderati, e ripeto, oggi è quella fascia di elettorato che in prevalenza vota per il Partito Democratico. Personalmente ritengo quindi che la Schlein porterà alla distruzione il PD. Penso che il Partito Democratico farà la stessa fine della Democrazia Cristiana. Ricordate, no? Cioè, negli anni 70 e 80 si diceva che la DC veniva votata dai vecchi, dalle persone anziane, e i democratici cristiani, che erano al governo da 40 anni, insomma, rispondevano così in maniera ironica: da che età si diventa de democristiani? Il problema è che, nonostante Andreotti non fosse di quell'opinione, a mio parere la realtà è che il potere logora. E quando un partito come il Partito Democratico non sarà più in grado di offrire posti pubblici a livello nazionale in carrozzoni come la RAI o a livello locale in quella galassia di aziende municipalizzate, ebbene, quando il PD non sarà più in grado di fornire posti pubblici, per lui sarà la fine. La Schlein ha riconosciuto la sconfitta in questa tornata elettorale, naturalmente come poteva fare altrimenti dopo una simile batosta. Ovviamente ha preso come scusante che è da troppo poco tempo che è ai vertici del Partito Democratico e non ha quindi avuto ancora il tempo di cambiare il partito. Ebbene, quando faceva queste dichiarazioni mi sembrava di sentire: è da troppo poco tempo che sono segretario del PD, per ora non è ancora successo nulla, vedrete in futuro come riuscirò a distruggere il partito, perché a mio parere la strada è quella. Non vorrei dare suggerimenti alla Schlein, ma una cosa davvero gliela voglio dire. Definire la propria coalizione centrosinistra, mentre riferendosi alla coalizione avversaria la si definisce destra e non centrodestra. Ecco, cara Ethel, vorrei dirti che questi sono mezzucci comunicativi, ma di infimo ordine. Anzi, dirò di più, sono cose da vecchi. È una maniera di fare politica, che ne so, da Occhetto, da Bertinotti, ecco. Sono cose che potevano dire Occhetto e Bertinotti, o che potevano consigliare, ecco, gli spin doctor degli anni 60. Beh, so per certo che la Schlein non seguirà il mio consiglio e continuerà così a seguire i suggerimenti di chi le consiglia di parlare di armocromia o sciocchezze del genere. Ma ripeto, così potrà soltanto portare il PD al collasso. È ovvio comunque che il collasso del PD non porterà al collasso di un'area politica, esisterà ancora un centro-sinistra in Italia, ma dovrà davvero rifondarsi completamente e dopo un lungo periodo al di fuori delle stanze del potere.